Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dedicata al collasso Italia. Oggi ragioneremo rapidamente intorno alla finanziarizzazione e digitalizzazione dell'economia. Che fine faranno in Italia? La finanziarizzazione dell'economia è stato un driver dell'economia nato intorno ai primi del decennio del 1980, una risposta politica ed economica alla delocalizzazione delle aziende, di alcuni settori delle aziende, dal primo mondo verso il secondo mondo. Alcune attività economiche appunto a basso valore aggiunto finirono delocalizzate nel secondo mondo. La finanza contestualmente prese ad avere un ruolo diverso nell'economia, con la creazione di valore dalla produzione di carta. Di fatto la finanza dai primi decenni del 1980 in USA divenne una sorta di lama con cui estrarre valore, una politica predatoria tutta giocata sulla simmetria informativa tra i soggetti che operavano nel mercato. Contestualmente dal 1980 prese piede un altro driver economico, la delocalizzazione della produzione di chip PO, i processor input-output in Asia e in Giappone, Sud Corea, tigri asiatiche, da parte degli USA, per potenziare la teoria del contenimento, producendo in Asia fabbriche per la produzione di componenti semilavorati e o beni durevoli tecnologici ad alto valore aggiunto che però avessero un prezzo di mercato basso ed accessibile per la popolazione dei paesi occidentali, al fine di migliorare il tenore di vita in Occidente e vincere la sfida della guerra fredda dell'economia di mercato sull'economia collettivista. Questo potente driver economico, iniziato dai primi anni del 1980, l'Italia non ne ha mai giovato, nemmeno praticamente di una gocciola. Questo a causa della grossa presenza del Partito Comunista Italiano e dei sindacati in Italia. Infatti gli USA temevano che i progetti dei microprocessori PIO, processo input-output, fossero venduti di nascosto all'URSS, come accadde negli anni 60 con la Fiat, che ebbe a vendere la linea di montaggio Fiat 124 per cercare di innestare in Russia una politica della motorizzazione di massa, che per fortuna non andò da nessuna parte. Quindi per questa ragione gli USA non ebbero mai a delocalizzare in modo tecnologico durante la guerra fredda in Italia, e l'Italia non ebbe a trarre nessun giovamento da questa politica di delocalizzazione, nonostante avesse l'Olivetti, che all'epoca era una buona impresa per la produzione di macchine elettromeccaniche per gli uffici. La digitalizzazione arrivò poi nell'Occidente, prima con Internet dai primi del 1990. Internet era un'infrastruttura militare per dare resilienza in caso di guerra nucleare alla rete di comunicazione, appunto con la tecnologia a pacchetto. Dal 1996 circa Internet fu poi passata alle società di comunicazione, che implementarono con il tempo anche un diverso tipo di indirizzamento dei pacchetti dai PV4 ai PV6, a causa appunto della crescita esponenziale dei nodi della rete. Su Internet si sono innestati il mercato delle telecomunicazioni, il mercato della comunicazione, quanto il settore del commercio con il modello della vendita per corrispondenza. Quest'ultimo ha preso sempre più piede, alimentato dai carburanti fossili, dall'efficiente profilatura dell'utenza e dal cambio delle abitudini dei consumatori, che prevalentemente erano tutti immuni al digital divide per ragioni anagrafiche. Che fine faranno questi drivers economici in Italia? Ecco, la finanziarizzazione dell'economia fu tentata anche in Italia dal 1994 con la privatizzazione di Credit e Comit. Le due banche ex pubbliche ebbero poi a crescere fondendosi con altri istituti di credito. Oggi Unicredit e BNL Banca Intesa sono tra le poche grandi banche in Italia che, sfruttando appunto i petroleuro libici dei 400 miliardi di euro giacenti in Italia, il sistema creditizio italiano è poi cresciuto di dimensioni per fusioni ed incorporazioni,
anche se a tutt'oggi rimane ancora piuttosto frazionato con tante banche di territorio troppo piccole. I drivers economico della finanziarizzazione dell'economia in Italia però è sempre stato molto polarizzato sui titoli di Stato, immobili, obbligazioni di Eni, Enel e delle poche altre grandi aziende in Italia, a causa di cronici deficit di bilancio dello Stato italiano, che chiaramente doveva classare il proprio debito pubblico un po' a tutti. La produzione di valore aggiunto nel settore finanziario italiano non è quindi comparabile a quello che accade e che accadde in Gran Bretagna e in USA con una roulette finanziaria in un mondo di derivati intermediati in mercati non regolamentati. Tuttavia è indubitabile che il ruolo della finanza in Italia sia cresciuto con il tempo, basta osservare la capitalizzazione prodotta dal settore bancario e finanziario in borsa. Che fine farà tutto questo settore nel XXI secolo? Ecco, anche questo settore finirà per collassare a suon di mazzate del cambiamento climatico. Le obbligazioni ed azioni di Eni e delle aziende italiane non varranno niente a causa del fallimento delle aziende italiane, per danni da cambiamento climatico e sovrappopolazione, guerra e migrazione. I titoli di Stato italiani con rating calante prima o poi finiranno nella classe junk bonds, ossia titoli carta straccia, che non potranno essere convertiti in moneta e sui quali le banche dovranno persino fare anche accantonamenti finanziari. Crediti concessi con prestiti a vista oppure a breve, medio e lungo periodo per dare dati dal sistema bancario e finanziario al sistema delle imprese, ecco, tutti questi crediti diverranno carta straccia a causa della morte del tessuto industriale e turistico italiano, piagati da danni dal cambiamento climatico, scarsità e guerre del cambiamento climatico, migrazione appunto e guerra. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad ascoltare l'altro podcast, Il martirio è una lieta novella, drammi di settore primario, secondario, terziario nel collasso italico. Senza gettito fiscale recuperabile da un sistema economico collassato, sotto i danni del cambiamento climatico e scarsità, non ci saranno danari per il sistema pubblico per pagare stipendi ai dipendenti pubblici, non ci sarà danaro per finanziare il sistema sanitario e quindi non ci sarà nessuna possibilità di accesso degli italiani al sistema sanitario nazionale che collasserà, non ci saranno nemmeno danari per pagare le pensioni. In tutto questo casino con la perdita dell'uso della moneta, che fine farà secondo voi il settore della comunicazione, i televisioni e i giornali, l'oppio dei popoli? Ecco, secondo voi le aziende collassate per danni dal cambiamento climatico continueranno a spendere i loro danari in pubblicità televisiva per sostenere la vendita dei loro prodotti che non potranno mai essere acquistati dai consumatori? Consumatori che si trasformeranno rapidamente probabilmente in ladri, perché si daranno probabilmente al saccheggio violento, mentre il paese scivolerà molto probabilmente in una guerra civile, in un qualche tipo di processo di disgregazione e dissoluzione non reversibile. Che fine farà internet in Italia e la digitalizzazione dell'economia? Ecco, i tronconi di internet resteranno nei paesi del primo mondo dotati di autonomia energetica quanto di un solido hard power militare. Ecco, come avete ben capito, queste due condizioni non soddisfano il caso dell'Italia e quindi dell'Italia di internet e del suo processo di digitalizzazione non rimarrà poco o nulla se non vestigia rugginose e equipaggiamenti e materiali tutti spenti e non più utilizzati. Su, via, adesso non fate quella faccia e non mettete il broncio. Il martirio è una lieta novella, quindi c'è tanta gioia nel martirio.